Forse con la carriera di attrice non ce l'avrebbe mai fatta, ma ora che sta per sposare il principe Harry, Meghan Markle ha conquistato un posto nel Gotha delle celebrità, il museo delle cere più famoso al mondo, il Madame Tussauds di Londra. L'attrice, o meglio il suo facsimile, indossa il tubino verde di Parrish, scelto per l'annuncio del fidanzamento e l'anello creato a esatta imitazione dell'originale. Mentre il futuro marito, stato creato in occasione del 30° compleanno, ha avuto una semplice aggiunta, la barba. Come da tradizione, la coppia è raffigurata insieme alla regina Elisabetta, a William con la moglie Catherine e al principe Carlo con Camilla. Anche l'innovazione però vuole la sua parte, per cui ecco spuntare un maxi schermo alle spalle delle statue, che permette ai visitatori di interagire e scattarsi ovviamente il selfie perfetto. La nuova coppia sarà visitabile a partire dal 19 maggio, il giorno ovviamente del matrimonio.